Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. Come ogni sera partiamo dai nuovi positivi per il coronavirus. In Toscana sono più 31, ieri erano più 21. A livello nazionale sono più 403, ieri erano 320. Se andiamo a vedere nel dettaglio le province della nostra regione, si registra un più 9 a Firenze, un più 8 a Massa Carrara, più 4 Lucca Arezzo e più 3 Prato e Livorno, e le altre province 1-0, quindi nessun contagiato. E continuiamo a parlare di coronavirus perché Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha fatto una precisazione che i nuovi casi di coronavirus si sviluppano e sono originati solo per il 3-5% tra i migranti, mentre fino al 40% si tratta di vacanzieri italiani all'estero. Questo, siccome c'è una battaglia anche politica su questo fronte, questi sono i dati su cui stare. Lasciamo il coronavirus, andiamo in provincia di Siena. La Procura ha aperto un'inchiesta sull'incendio che ha devastato il capannone agricolo di Suvignano, un'azienda sequestrata, sottratta alla mafia, quindi una confisca importante. L'ipotesi che possa essere un incendio doloso. A questo proposito Arci e Libera dicono di essere naturalmente molto dispiaciute per questo terribile incendio, ma chiedono anche di poter accertare rapidamente proprio quali sono le cause dell'incendio. Il servizio, vediamo. È di incendio doloso l'ipotesi di reato per il rogo che si è scatenato durante le prime ore del mattino nell'azienda agricola simbolo della lotta alla mafia, Suvignano, a Monteroni d'Arbia. L'area è stata messa sotto sequestro dai carabinieri che indagano sui fatti, mentre lo spegnimento delle fiamme e la ricerca della causa del fuoco sono affidate alle squadre dei vigili del fuoco. Ci sono degli elementi già da ora per ritenere sia di origine dolosa, ma sarebbe da superficiali, come dire, esprimersi in questa fase. Quindi noi seguiremo, staremo accanto al lavoro dei carabinieri, dei vigili del fuoco. Ora per ora vorremmo conoscere quelle che sono le considerazioni che vengono fatte dall'inchiesta che ci sarà. A incendiarsi un capannone con il tetto in Eternit che conteneva centinaia di rotoballe di fieno e attrezzi agricoli oltre ai silos con le sementi. Si fa adesso la conta dei danni. La stima complessiva dei danni indicativamente è di 720.000 euro, considerate che senza considerare poi gli eventuali costi, non gli eventuali, i certi costi di bonifica e smaltimento, insomma, delle conseguenze di questa cosa. Oltre ai danni dell'incendio, anche le conseguenze di inquinamento ambientale dovuto al tetto in amianto andato in cenere. Siamo attivati subito anche per segnalare la cosa sia ad ARPA che ad ASL. Basta pensare alla dimensione appunto del capannone e alla buona parte dei materiali che erano una parte i raccolti dell'azienda e stavano all'interno del capannone stesso, e poi anche alle coperture del capannone sono completamente andate a fuoco, che potrebbero, mi auguro di no, anche qui aspetteremo gli accertamenti delle autorità competenti, ma anche avere prodotto dei danni sul territorio. E a proposito di un incendio, ci spostiamo all'Isola d'Elba, un'imbarcazione a vela di circa 12 metri è andata a fuoco proprio nel mare di fronte a Pomonte. Siamo nel versante occidentale all'Isola d'Elba, a poche decine di metri proprio dal punto in cui si trova il relitto sommerso. A bordo dell'imbarcazione 10 persone di Genova, turisti e membri dell'equipaggio, si sono tutti salvati, alcuni sono stati aiutati dall'unità vicine, dalle barche che si trovavano in vicinanza. E sono stati anche portati sulla riva dalla guardia costiera. La barca era in navigazione al momento dell'incendio, che si è propagato velocemente ed ha costretto gli occupanti anche a gettarsi, soprattutto a gettarsi in mare. Ancora la cronaca, siamo nel Mugello, rapina in villa, una rapina violenta, ancora una rapina in villa, sono stati
minacciati questi coniugi con una pistola, tutti i dettagli in questo servizio di Rachele Campi, vediamo. È stata una notte di paura quella trascorsa da una coppia di coniugi di 72 e 69 anni qui a Caselle, una frazione di Vicchio nel Mugello. Tre uomini intorno alle 3:20 si sono introdotti all'interno della loro abitazione incappucciati, uno di questi era anche armato di pistola, hanno immobilizzato l'uomo e intimato alla donna di mostrare loro la cassaforte. La refurtiva ammonta circa 3.000 euro in contanti e monili d'oro, poi i malviventi sono scappati con l'auto delle vittime. Ma avete paura a stare qui? Vi sentite protetti, no? C'ho paura. Paura c'è certo, perché fra l'altro qui a mio figlio hanno già fatto un furto 10 anni fa, sicché la paura la c'è, questo è fuori discussione. Però d'altra parte che si deve fare? Anche quella volta in cui è capitato a suo figlio gli sono entrati in casa, stavano dormendo. Di notte si stavano dormendo e neanche se ne sono accorti. Anche lei ha subito una rapina? E quando ne sento parlare mi si vengono a dire le paure. Cos'è successo? Lei però è successo a Vicchio? Sì. Che cosa è successo? Tornavo da lavorare, ho trovato tutta la casa buttata all'aria e l'abbiamo buttata all'aria dappertutto. E hanno preso quello che l'hanno trovato, però meno male non ero in casa. È da anni che si è trasferita in questa frazione, sì. Ma oggi avete paura di stare qua? Paura, intanto entrano anche in paese da tutte le parti, non è che perché siamo qui che non entrino, si sta qui, a Vicchio c'entrano lo stesso, è uguale. E furto invece in un hotel a 5 stelle, siamo a Forte dei Marmi, siamo in Versilia, e dove in una dépendance della struttura i ladri hanno rubato dalla cassaforte che conteneva un orologio, pensate, del valore di circa 300.000 euro, poi dei soldi, una borsa di valore. La vittima del colpo sono una coppia di turisti russi, erano in vacanza, proprio in vacanza in Versilia. E probabilmente l'ipotesi fatta dai carabinieri è che il furto sia stato messo a segno proprio dai professionisti del crimine. Invece, sempre per la cronaca, siamo però a Firenze, difende un anziano di 80 anni, aggredito senza motivo da un ventenne tunisino, e questo per reazione gli rompe il setto nasale con un pugno, lo fa cadere mentre è a terra, si accanisce contro finché non arrivano altri cittadini che lo costringono a fuggire. Il ferito, si tratta di un 45enne rumeno, ha subito anche la frattura di tibia e perone. L'episodio è avvenuto in Oltrarno, siamo a Firenze, ai giardini pubblici in piazza Tasso. La polizia ha rintracciato però l'aggressore. E ci sono due intossicati, un incidente sul lavoro, siamo per Rosignano, nella provincia di Livorno, perdita di cloro da un impianto al parco della Solvè, si tratta di due operai di 48 e 26 anni, sono stati soccorsi nel pomeriggio, stavano smontando un ponteggio all'interno del parco industriale della Solvè di Rosignano. Fortunatamente sono intossicati e sono stati portati al pronto soccorso di Cecina sotto osservazione per capire anche in corso accertamenti per capire le cause del guasto che ha portato alla dispersione della sostanza. Hanno accusato irritazione respiratoria dovuta proprio all'inalazione della sostanza. Canoni di locazione, solo il 25% dei ristoratori ha raggiunto un accordo con il proprietario, cioè l'allarme dei ristoratori, e questo è emerso proprio da un sondaggio. Vediamo il servizio di Chiara Valentini. Solo il 25% dei ristoratori ha raggiunto un accordo col proprietario sugli affitti di locazione. Il 5% ha avuto uno sconto minimo o una riduzione solo per il periodo di chiusura forzata. Per il 70% di loro l'affitto è rimasto lo stesso, spesso salatissimo, soprattutto nei centri storici. È il risultato di un sondaggio realizzato dai ristoratori toscani tra i propri aderenti.
ormai 15.000, di cui 1.000 a Firenze, da quando il gruppo è nato spontaneamente a marzo per unirsi in una situazione che si capiva subito sarebbe stata economicamente drammatica. L'85% degli imprenditori e associati che hanno partecipato al sondaggio ha dichiarato che il piano di sostegni per il pagamento del canone di affitto è stato inutile. Solo uno su quattro ha raggiunto un accordo soddisfacente con il proprietario. Quattro le richieste di sfratto già arrivate ai titolari di ristoranti. Il 60% degli imprenditori che hanno partecipato al sondaggio ha affermato che in assenza di aiuti rischiano seriamente di abbassare la saracinesca ad ottobre. Ci sono colleghi, accusa Pasquale Naccari, portavoce del gruppo Ristoratori Toscana, che sono stati messi con le spalle al muro. È stato chiesto loro o di liberare il fondo o di acquistarlo a un valore anche superiore a quello di mercato. Per Naccari nel decreto agosto non si fa nessun cenno al problema delle locazioni. Il portavoce dei ristoratori Toscana lancia un appello. Da mesi ci stiamo battendo contro l'abuso della formula dello smart working. Chiediamo al sindaco Nardella e al presidente Rossi di fare lo stesso. Le persone devono tornare al lavoro e far circolare liquidità, altrimenti il sistema economico è a rischio. E a proposito di rischio lavoro, torniamo sulla chiusura delle discoteche. Lo aveva già detto nella nostra intervista ieri Alessandro Trolese, presidente regionale della Toscana del SILB, FIPE, Confcommercio, che riunisce le associazioni di imprese di discoteche, e lo ha ribadito oggi dopo l'incontro saltato con il governo. Dopo il ricorso al TAR siamo pronti a procedere con una class action. Cassa integrazione, bonus, l'INPS ha pagato il 93% delle richieste, siamo a Prato, potenziato il personale, ci racconta tutto Alessandra Grati, vediamo. Per far fronte all'emergenza Covid, l'INPS di Prato ha potenziato di 16 unità il personale dedicato alle procedure per i pagamenti degli ammortizzatori sociali e dei bonus previsti. Prima della quarantena, nelle attività relative alla liquidazione della cassa integrazione, era impiegata una sola persona. Poi, per far fronte alla mole di lavoro, è stato spostato altro personale, fra cui alcuni ispettori. In totale, l'organico della sede pratese è di 109 persone, che durante la pandemia hanno lavorato da remoto. Uno spostamento necessario, visto che le richieste di pagamento arrivate sono state 20.240, di cui il 93% è stato liquidato. In particolare, oltre il 95% delle casse integrazioni in deroga sono state pagate, il 93% del fondo integrazione salariale per gli artigiani e il 90% delle casse integrazioni ordinarie. Numeri che si riferiscono alla fine di luglio e che comunque dimostrano un buon risultato ottenuto, a cui va anche aggiunto quello di 1.887 richieste di assegni ordinari, di cui l'83% preso in carico. I dati dimostrano il buon livello di produttività dell'ufficio INPS di Prato, commenta Sandro Malucchi, segretario della funzione pubblica CGL, ma preoccupa lo spostamento degli ispettori, che invece vanno potenziati per indagare sulle aziende furbette che hanno usato la cassa integrazione Covid pagata dallo Stato senza aver subito alcun calo del fatturato. Certo è che con solo due ispettori INPS assegnati a Prato, l'obiettivo appare quasi irraggiungibile. E si abbassa l'età dei contagiati, mentre nei primi mesi era tra gli anziani, ora è tra i più giovani. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, a spingere la pandemia sono i contagi che avvengono tra i 20 e i 40 anni, quindi deve restare alta l'attenzione, soprattutto perché possono essere veicolo per le persone più anziane e per le fasce più a rischio. E parliamo della scuola, dello studio, per far fronte alle incertezze derivanti proprio dalla pandemia. La scuola IMT, siamo a Lucca, vara misure innovative a sostegno dei propri allievi di dottorato. Vediamo. La scuola IMT Alti Studi di Lucca accoglie allievi dei propri corsi di dottorato di ricerca che provengono per oltre un terzo da altri paesi. Il lockdown dovuto alla pandemia ha ostacolato le attività di ricerca degli allievi dell'ultimo anno di corso, come pure di quelli del secondo anno.
che per il loro progetto di tesi avevano in programma soggiorni presso altri centri di ricerca in Italia o all'estero o visite a biblioteche e musei. Per sostenere i nostri giovani allievi, la scuola ha messo in campo misure aggiuntive, oltre al prolungamento di 2 mesi della borsa di dottorato già previsto dal Ministro dell'Università. Abbiamo infatti approvato le cosiddette Supporting Fellowship, che sono borse di studio che estendono fino ad ulteriori 5 mesi il sostegno ai dottorandi dell'ultimo anno che abbiano bisogno di tempo ulteriore per completare il loro progetto di tesi. Accanto a queste borse, la scuola anche per quest'anno ha approvato le Frontier Proposal Fellowship, che sono borse di studio competitive che offrono ai vincitori un anno aggiuntivo di sostegno per progetti di tesi che siano particolarmente innovativi e impegnativi per metodologia di ricerca. Le Frontier Proposal Fellowship vogliono così promuovere la ricerca cosiddetta ad alto rischio, quella che ha tempi e risultati incerti, ma che al contempo può portare a veri avanzamenti delle conoscenze. Accanto a queste iniziative, la scuola ha anche messo in atto tutte le misure che consentono, a partire dall'inizio del prossimo mese di settembre, il rientro al campus di allievi e docenti in piena sicurezza. Al contempo, il potenziamento dei sistemi informatici che abbiamo messo in campo in questi mesi permette una didattica a distanza ancora più efficiente ed interattiva. Intanto tornerà a riunirsi domani il Comitato Tecnico Scientifico, che sarà chiamato a fare il punto sulle misure in vista proprio del rientro a scuola per settembre. Al centro dell'attenzione 2 fronti, l'uso della mascherina in aula e indicazioni per la gestione di eventuale Covid a scuola. Intanto noi siamo andati a sentire a che punto sono per esempio all'Istituto Tecnico Marco Poli di Firenze. Manca circa un mese all'inizio della scuola. Siamo pronti? No, non siamo ancora del tutto pronti, ma anche se siamo sicuramente in una condizione migliore di quella di maggio. Cosa manca per essere pronti? Gli enti locali hanno fatto degli sforzi per trovare degli spazi, ne servono ancora probabilmente altri. Serve da parte delle aziende di trasporto la certezza di portare ragazzi e insegnanti in sicurezza a scuola. Manca la certezza ancora da parte del governo di avere il primo giorno di scuola tutti gli insegnanti in classe e le attrezzature, gli arredi che sono stati promessi. Ancora in questi giorni è importante che nelle scuole avvenga una discussione, un confronto non solo sulle soluzioni organizzative legate alla sicurezza sanitaria, ma anche rispetto alla scuola che vogliamo far partire. La scuola non può ricominciare come prima non solo per gli aspetti organizzativi, ma anche per gli aspetti legati ai contenuti. Abbiamo vissuto un'esperienza traumatica, drammatica, che ci ha insegnato molte cose. Dobbiamo far partire una scuola nuova, una scuola diversa ed è importante uno scambio, un confronto fra tutti. Ce la possiamo fare, ma dobbiamo tutti aprire un confronto, una discussione che abbia un risvolto pratico, operativo, un risvolto di contenuti. Per il Paese e per l'educazione dei nostri figli è fondamentale che la scuola riparta e che riparta in presenza. Sicuramente, come ha detto il preside dell'Istituto Marco Polo, ripartire in presenza, una cosa è certa, servono i libri. Ecco, c'è un incremento del 5% della vendita dei libri usati. Vediamo. I dati parlano chiaro, c'è un boom di vendite di libri usati. Questo che tipo di relazione ha con la questione della pandemia? È una relazione che le famiglie cercano risparmio, cercano tutti i modi per risparmiare rispetto all'anno scorso e quindi preferiscono magari puntare sull'usato anziché andare subito sul nuovo, anche perché sempre in relazione alla pandemia e sempre in relazione al fatto che i ragazzi sono andati poco a scuola, quest'anno si trova usato molto, molto ben tenuto rispetto agli standard normali. Sono più libri usati quelli che vi chiedono? Sì, sono più libri usati e tra l'altro quest'anno la maggior parte delle scuole hanno riconfermato le adozioni dell'anno scorso senza mettere in adozione novità o nuove edizioni e quindi si trovano anche più libri. Di che tipo di incremento si parla? Di un 5% in più e per come si erano messe le cose è un ottimo risultato. Sono già venuti i genitori, i ragazzi ad acquistarli?
Sì, sia genitori che ragazzi, poi si aspetta chiaramente il boom a settembre, ora in questo periodo sono tutti in ferie e non c'è molta gente, però si aspetta appunto il periodo di settembre che storicamente è quello in cui c'è più movimento. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha firmato un'ordinanza per l'obbligo per gli esercizi commerciali della città di esporre una locandina esplicativa in italiano e in inglese, contenente le informazioni sulle nuove disposizioni nazionali sull'uso della mascherina dalle 18 alle 6 negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici in presenza di assembramenti, di possibili assembramenti. E c'è polemica perché un consigliere della Lega di Scandicci, del comune di Scandicci, Cristian Braccini, posta su Facebook con la sua visita alla cripta di Mussolini a Predappio. La Lega decide di procedere all'immediata sospensione del consigliere dal partito, ma non mancano le polemiche, vediamo. I provvedimenti non sono tardati a giungere. Immediata sospensione infatti dalla Lega per Cristian Braccini, consigliere comunale a Scandicci in provincia di Firenze, per aver pubblicato su Facebook, come vedete dalle immagini, foto di una sua visita alla cripta di Benito Mussolini a Predappio nel Forlivese. La conferma giunge dal commissario regionale del partito di Matteo Salvini, Daniele Belotti. I valori di libertà e democrazia, dice Belotti, non devono mai minimamente essere messi in discussione, neppure tramite un qualsiasi riferimento fatto sui social durante una normale vacanza estiva. E non sono mancate le prime reazioni in ambito politico. La vice capogruppo del PD in Consiglio regionale della Toscana, Monia Monni, chiede le dimissioni dal comune di Braccini con effetto immediato. Non si può omaggiare Mussolini a Predappio, dice l'esponente Dem, e un minuto dopo sedersi in consiglio comunale senza battere ciglio. E sull'aggressione avvenuta invece all'argentario di un ragazzo africano è intervenuto il presidente del Consiglio regionale, candidato per il centro-sinistra, Eugenio Gianni. Un ragazzo è stato picchiato in un nuovo atto di violenza neofascista, dice Gianni, per il colore della sua pelle. E pensare che qualcuno dice che difendere i nostri valori non ha più senso. Insomma, in vista anche delle regionali continuano anche le polemiche. A distanza, giù le mani da Firenze, così risponde Maria Federica Giuliani, candidata del PD alle prossime elezioni regionali, rispondendo a Susanna Ceccardi, che è candidata del centrodestra, che domenica la Versiliana aveva detto più Toscana e meno Firenze. Per la candidata del PD importante al primo posto ci deve essere però la scuola. Vediamo. Rispondo subito, giù le mani da Firenze, perché chi parla così non ha capito cosa rappresenta Firenze e cos'è soprattutto Firenze per la Toscana e la Toscana per Firenze. Credo che non si debbano aizzare stupidi campanilismi in questo momento di grande difficoltà per i nostri territori tutti. Firenze soffre più di tutti questa situazione da pandemia perché ha una crisi economica importante, il turismo altrettanto e se ne risente a tutti i livelli. Però da sempre Firenze ha fatto da traino a tutta la Toscana e la Toscana ha lavorato insieme. E quindi credo che non siano termini giusti in questo momento, soprattutto di grande difficoltà, in cui si deve rappresentare la Toscana nella sua complessità e farla lavorare nella sua complessità. Oggi quali sono le priorità per questa regione? Ma sicuramente un periodo così nessuno mai l'avrebbe neanche immaginato e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Si chiede a tutti la massima massima responsabilità negli atteggiamenti e nella vita quotidiana e quindi quello sarebbe la cosa più semplice sicuramente da adottare ed è la cosa immediata da fare a ognuno di noi. Come istituzioni sicuramente abbiamo da mettere al primo posto la ripresa della scuola il prossimo settembre, è un'attesa che aspettano i ragazzi e le famiglie ma anche noi come istituzione, quindi come comune sicuramente abbiamo già attivato tutto quello che è di nostra competenza rispetto all'uso dei locali e dei luoghi e quindi la messa a disposizione di spazi ulteriori rispetto alle classi. Ci aspettiamo sicuramente che la ripresa veda anche un aiuto agli insegnanti e ai presidi perché non è certamente solo sulle loro spalle che si può lasciare la ripresa di questo importante settore e penso anche che un ulteriore
posizione importante la Regione la debba prendere per quanto concerne gli asili nido, affinché non siano più un servizio a domanda individuale e aiutino le famiglie in questa difficile ripresa nel cercare il lavoro, nel mantenere il lavoro. Arrivano i barbari, con loro la Toscana diventerà una toscanina, boicotta le aziende che li ospitano e giù offese, fake news, caccia al nemico, ma è questa la Toscana civile proiettata nel futuro democratica che loro avrebbero costruito negli anni? Così l'europarlamentare della Lega e candidata del centrodestra Susanna Ceccardi in un post replica polemiche e interviste sui giornali negli ultimi giorni in cui si attacca in particolare la Lega in Toscana. E ancora per le elezioni regionali andiamo a Grosseto, presentate le liste per quanto riguarda la Lega, proprio i candidati in consiglio regionale. Carlo Sestini, vediamo. La Lega di Grosseto presenta i candidati in consiglio regionale, tra questi anche il segretario provinciale. Io qui mi presento in una duplice veste, quella di segretario e quella di candidato. Ovviamente la Lega non privilegia né me per il mio ruolo né un sindaco perché è sindaco, però faremo squadra e cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile. Vogliamo spiegare chi sono i candidati? Allora, oltre me che sono il segretario, ci sono il sindaco di Scarlino, la Travison, e poi il sindaco di Magliano Cinelli e la nostra responsabile organizzativa dell'amministrazione che è la Paola Piu. Cosa punta la Lega con queste elezioni, la Lega della provincia di Grosseto? Puntiamo assolutamente a ottenere un consigliere in regione, che sarebbe veramente un risultato fantastico qualora si mantenessero queste percentuali che ci danno leggermente sfavoriti. Nel caso in cui invece riusciamo a vincere con Susanna Ceccardi, che insieme agli altri partiti di centrodestra aiutiamo nella sua campagna elettorale, puntiamo a un assessorato ovviamente. Infatti Lega e PD in qualunque caso potrebbero collocare un consigliere. Nel caso peggiore potremmo mettere tutte e due un consigliere e appunto giustamente come dice lei solo la Lega può mettere un consigliere qualora fosse sconfitta Susanna Ceccardi. E hanno distrutto, erano proprio sulla spiaggia delle uova di tartaruga Caretta Caretta, dei ragazzi che hanno fatto proprio un gesto terribile. Ci racconta tutto Carlo Sestini. Distruggono per il solo gusto di divertirsi un nido di tartarughe marine sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia. Della serie La stupidità umana non conosce limiti. È accaduto qualche giorno fa nella spiaggia castiglionese che un gruppo di ragazzini, individuato un nido di tartarughe Caretta Caretta, ha superato le recinzioni protettive, ha rotto le grate e ha iniziato a scavare, estraendo e uccidendo 14 uova delle 81 deposte. Alcune sono state messe in un secchiello, forse per portarle via. Il danno poteva essere ben peggiore se non fosse tempestivamente intervenuto un addetto di un vicino stabilimento balneare, le cui grida hanno messo in allarme i teppisti, che si sono prontamente allontanati dal luogo del misfatto. Una bravata con la quale gli sciagurati ragazzini hanno messo a repentaglio la covata di una tartaruga che già rischia di estinguersi in tutto il Mar Mediterraneo. Un lavoro complesso e difficile che l'associazione Tartamare cerca di portare avanti, proteggendo questi esemplari in Val di Cornia e in Maremma. Proprio l'associazione si è immediatamente attivata denunciando l'accaduto affinché si individuino gli autori del folle e inconsulto gesto. La violenza sugli animali, la piromania e l'anuresi, segnalano da Tartamare, sono allarmanti segnali di disagio psicologico tra gli adolescenti. Pertanto concludo: troviamo questi ragazzi e portiamoli a fare i volontari nei parchi naturali e nelle aree protette, così da apprezzare la vita animale in qualunque sua forma. Sicuramente può essere un'ottima iniziativa. Io mi fermo qui con il telegiornale. Grazie per averci seguito. Buona serata a tutti e arrivederci.